Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 20 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Lievi contrarietà risolte con la logica. La Luna all'opposizione, in combutta con Nettuno caotico, vi crea qualche contrarietà. Ma stavolta non illudetevi di vincerla con una forte presa di posizione e tanto meno con la polemica. Meglio lasciare che le cose fluiscano da sé, trovando da sole il proprio baricentro, ecco il suggerimento di Venere e di Saturno, lei diplomatica ed equilibrata, lui fautore di una logica ferrea. Sarà la razionalità oggi e non l'intuito l'amica del giorno, vittoriosa sull'entropia della vostra mente, presa da troppi interessi, troppi problemi, troppe velleità, ma stringi stringi. Senza l'ausilio di una volontà ferrea e di un programma razionale rischiate di cavarci poco o nulla. Pensieri profondi e studi interessanti, soprattutto in campo letterario o artistico, anche il corso o la conferenza culturale stasera apriranno una finestra diversa sul solito tran tran. Sorpresa improvvisa, un amore improvviso, un gesto nobile che vi commuoverà, una tenerezza, una notizia improvvisa e positiva. Novità in amore, anche messaggi e telefonate. I single potrebbero iniziare presto una nuova relazione molto positiva e sorprendente. Qualcuno a cui non state pensando verrà a cercarvi presto. Una lieta sorpresa. Ma voi vi sentirete distanti da questa persona, i tempi vi hanno cambiato. Ti stimeranno per la spontaneità. Giornata speciale per i nati di mercoledì. Tanto affetto. Non lasciatevi travolgere dagli eventi. Riuscirete a cavarvela solo se manterrete la giusta lucidità. Oggi i nati di martedì potrebbero avere qualche colpo di fortuna consistente. Perdite e spese impreviste per i nati invece di venerdì che risentiranno anche di un Giove che nasconderà il suo volto per l'arco dell'intera giornata. Se vi sentite in difficoltà, oggi è il momento di aprire il cuore alla speranza. Per voi oggi c'è un Giove che vi potrà garantire piccoli successi. Il vostro perfezionismo vi farà vedere sempre le più piccole imperfezioni soprattutto negli altri, imparate a convivere con i difetti altrui e scoprirete che la giornata, tutto sommato, non andrà male. Possibili incontri con persone in grado di aiutarvi a risolvere qualche problema, Mercurio vi aiuterà una volta tanto a incontrare le persone giuste. Sappiate adeguarvi oggi ad ogni situazione, se qualcuno vi dà fastidio tollerate e cercate di fare buon viso a cattivo gioco. In altre parole, pazienza. Non perdetevi in inutili discorsi, in questo momento nessuno vi capirebbe, piuttosto rafforzate il vostro progetto e date fondo a tutte le vostre forze. Giornata un po' nervosa per quello che riguarda il denaro, spese in vista per dei regali o per un viaggio. Siate molto cauti nella giornata di oggi e non concedete agli altri spazio per tentarvi e farvi spendere inutilmente dei soldi che potreste benissimo impiegare in altro. In amore, però, ciò potrà urtare la suscettibilità del partner e creare momenti di disappunto o malintesi. I vostri sentimenti a proposito di una persona oggi, potrebbero rivelarsi contrastanti e potreste non avere la lucidità adatta per affrontarla in un discorso che riguardi proprio l'amore o qualsiasi altro sentimento. Venere, nel segno compagno fidato di aria dell'acquario, vi fa riprendere tono e umore, che nei giorni scorsi erano un po' andati giù. Oltre a Venere anche Giove, astro dell'espansività e dell'ottimismo, della gioia di vivere e della fortuna è al vostro fianco, dall'Ariete. Potete cominciare a realizzare con discreta velocità alcuni progetti che avevate pensato di avviare qualche tempo fa. Una bella organizzazione mentale vi sorregge, specie se siete nati nel mese di maggio. Netto recupero per una giornata che offre un recupero psicofisico. Resta sempre questa situazione un po' nebbiosa per quanto riguarda la situazione economica, c'è anche chi è rimasto male perché un programma è stato rimandato. Non dico che tutti siano in crisi, ma molti stanno dando il meglio di loro stessi a fronte di soddisfazioni minori rispetto al previsto. L'amore premia con Venere favorevole se ti piace una persona sarebbe il caso di avvicinarla. Nel rapporto sentimentale con Pesci e Vergine ogni tanto si discute.
Entro marzo bisognerà mettere a posto una questione che riguarda il lavoro, dove hai la netta impressione che qualcuno stia remando contro. Confusi, colpa di Nettuno allo Zenit, ormai è storia vecchia, ma quando come oggi viene sollecitato dalla luna opposta al vostro segno, ne avvertite tutta la nebulosità, causa di malintesi col vostro prossimo e complicazioni sul lavoro. Piccole bugie anche in coppia, ma il partner, alias Venere acquariana, resa più profonda e inflessibile, dalla presenza di Saturno, capisce l'antifone e vi sgama subito. Amore ed Eros. Partner battagliero, ogni due per tre si va a litigare, ma il risvolto della medaglia è davvero intrigante, un tipo così bollente non si smentisce tra le lenzuola. Di giorno vi beccate come galletti in un pollaio, ma la notte vi tiene caldi, in pratica nel letto vi portate una stufa, mica male di questi tempi con la bolletta alle stelle. Una soddisfazione sentimentale quasi completa con la persona che vi corrisponde vi permette di costruire il vostro prossimo futuro in uno stato d'animo abbastanza fiducioso. Se avete in mente di cominciare una convivenza, programmare un matrimonio, o, addirittura, decidere la nascita di un figlio, gli astri non potrebbero esservi più propizi e benedirvi, specie se siete nati in maggio. In particolare vi sono davvero beneauguranti sotto questo ultimo desiderio, la madrina per eccellenza della fecondità, la fertilissima Venere oggi in un segno amico, l'Acquario. Lavoro e denaro? Affari discutibili e infatti se ne discute, ma non illudetevi di arrivare subito al dunque, nonostante il vostro acume e la velocità di pensiero oggi qualcosa vi sfugge, soprattutto all'estero o in trattative condotte in lingua straniera, che in realtà padroneggiate benino ma non benissimo. Buoni risultati a un esame, anche se con la vostra intelligenza e la vostra preparazione avreste meritato di più, ma quando le stelle si mettono di mezzo. La fortuna continua a seguirti. I contatti che prendete ora saranno di grande importanza in seguito. Assicurati di conservare i biglietti da visita e i numeri di telefono che ricevi. Mettili in un luogo sicuro invece di perderli in lavatrice. Svolgete forse una professione intellettuale? La bella posizione di Saturno, combinata con quella di Urano quest'ultimo nel segno buon vicino del Toro, rendono i vostri riflessi mentali scattanti e tali da assicurare alla forza delle idee un'azione convincente. Benessere. Serata in pieno relax, se durante ultimamente qualche maluccio vi ha afflitti, ora sembra totalmente cancellato. Occhio a quel che mettete nel piatto e soprattutto nel bicchiere, il fegato può diventare irritabile e insofferente. Le forze non vi mancano, il sostegno di chi vi è accanto c'è sempre e le condizioni di salute, nel complesso, sono buone. È che non accettate l'idea di essere un po' giù di corda e meno reattivi del solito? Per lei, gelosia, al 99% fuori luogo, quando parte il cavallo pazzo della fantasia perdete il contatto con la realtà, ingigantendo le vostre paure fino a trasformarle in montagne invalicabili. Per lui, che disdetta innamorarsi forse per la prima volta di una persona che vive e lavora lontano e per il momento non c'è modo di cambiare le cose. Vi scrivete e vi sentite, ma quanto vi mancano i suoi abbracci e il suo calore. Colore delle emozioni, sabbia. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.